Buonasera, Sarocco di Capodimonte, decima giornata, ventennale TNA Elite SMP, batte Red Roster 5-3, miglior campo, Sant'Agnello Alberto, consegniamo la medaglia, complimenti Sant'Agnello, Santagollo, come ti chiamano. Alberto, senti, 1-1, 3-1 per voi, poi vi siete fatti recuperare 3-3, nel finale tu decisivo con una doppietta 5-3, raccontami un po' le emozioni di questa gara. No, la partita è stata abbastanza combattuta, anche se sembrava che avevamo il pallino del gioco dopo il 3-1. Ma le partite si giocano fino alla fine, perché abbiamo notato una certa stanchezza e abbiamo subito questi due gol che ci hanno, diciamo, creato un po' di difficoltà. Però alla fine siamo riusciti a vincerla perché la determinazione ci ha aiutato. Diciamo che eravate anche un po' rimaneggiati, mancavano due tre elementi questa sera, però comunque vi siete dimostrati una squadra compatta, anche se a livello difensivo avete lasciato un po' troppo. Sì, vabbè, effettivamente mancavano diversi pezzi importanti della squadra. Certo che chi ha giocato non li ha fatti rimpiangere più di tanto, però comunque ci mancano e siamo la dimostrazione che possiamo giocarcela contro tutti. Quindi dobbiamo andare avanti così. Mancano due gare al termine con il recupero, quindi potete ancora arrivare tra le prime 5. Ci credete? Cerchiamo di fare il risultato pieno in tutte le partite, come abbiamo sempre provato a fare. Poi ci sono partite in cui ci riusciamo e alcune no. Va bene, fammi un saluto e una dedica. La dedica alla mia famiglia, a mia moglie e al piccolino Francesco che è nato da poco, che è la prima dedica che gli faccio, in più al bomberino che sta qui con me, Emanuele, e ovviamente pure a tutta la squadra e ai giocatori che mancano. Ma credo anche io ai saluti, non alla tua squadra ma alla tua famiglia. Complimenti. Grazie. Alberto, ciao ragazzi.